Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Mont e oggi torniamo a parlare di WWE 2K22. Sono stati finalmente confermati i DLC post lancio del gioco, parliamo infatti di 5 DLC sotto forma di pacchetti personaggio che tra aprile e luglio 2022 introdurranno ben 28 combattenti più o meno famosi. I contenuti saranno disponibili per tutti gli acquirenti del Season Pass, attualmente in vendita a 39,99€, anche se al momento non è chiaro se sarà possibile comprare i DLC singolarmente. Ma adesso vi vado a elencare tutti i pacchetti con la data di uscita e iniziamo dal 26 aprile con il Banzai Pack, che introduce 5 personaggi giocabili, cioè Yokozuna, Umaga, Rikishi, Omos e Keiji Catanzaro. Passiamo poi al 17 maggio con il Most Wanted Pack. In questo pacchetto abbiamo Cactus Jack, The Boogeyman, ragazzi, Vader, Ilya Dragunov e Indy Hartwell. Scusate se sbaglio qualche pronuncia. Il 7 giugno arriverà poi il Stand Back Pack con Hurricane Helms, Stacy Kelber, Hey Kid, Wiz Lee e Nash Carter. Il quarto e penultimo pacchetto sarà il Clowning Around Pack e sarà disponibile dal 28 giugno con Doink the Clown, Ronda Rousey, The British Bulldog, uno veramente curioso, cioè Mr. T, Dowdrop e Rick Boogs. Mentre il quinto e ultimo pacchetto confermato sarà il The Wall Dam Pack, scaricabile dal 19 luglio con Commander Aziz, LA Knight, Logan Paul, Machine Gun Kelly, Rob Van Dam e Xia Li. Ovviamente ragazzi spero di averli pronunciati tutti bene. Comunque per chiunque fosse interessato ovviamente sappiate che sul mio canale ve li mostrerò tutti quanti in quanto ho già acquistato la Deluxe Edition e quindi posso usufruire del Season Pass. Io intanto vi ringrazio per aver guardato il mio video, vi ricordo che per tutti gli appassionati sto seguendo il gioco e sto creando una mia serie sulla carriera che vi invito a guardare ed eventualmente a supportare con un like. L'appuntamento è per un prossimo video e come sempre ragazzi, Kamehame, ciao!